Outer Wilds non ha ancora finito con noi, o noi non abbiamo finito con lui. Andiamo. Non so se mi risento pronto. Comunque ti racconto un episodio di memoria a breve che ho avuto. Vai, questo argomento mi incuriosisce molto, quindi vada pure e racconti questo simpatico aneddoto, sicuramente sarà simpaticissimo. E ora voglio sapere. Ok. Puoi parlare anche al plurale, vi racconto, perché abbiamo un nutrito pubblico che vuole sapere tutto. Adesso io vado su questo affare che gira intorno al sole, non mi frega un cazzo. Breve termine, sì, il mio cervello ha tradotto automaticamente comunque. Un attimo che leggo, provo a fare questo atterraggio che risulterà nella morte e poi leggo. Ah, ho sbagliato tutto. Non credo riusciremo a farcela, eh. Non credo riusciremo a farcela. Vabbè, intanto leggo. Volevo cercare una cosa su Google. Apro Google, vedo un articolo di Crony, su Crony. Certo, totalmente senza senso. Su Google Chrome. Ma che cazzo sto facendo? Come ti ho indicato cosa stessi cercando? Oh cazzo. Non sai che mi è successa questa cosa comunque? Che sì, ma no, è tipo un lapsus, come si dice? D'azione barra pensiero. Mi è successo forse anche più di una volta. Forse anche un paio di volte. Che sì, ho visto qualcosa, ha invaso la mia mente e l'ho cercata su Google. È come se su Google scrivi Google ricerca. Ok, dai, sarà capitato a tutti una cosa, un lapsus così o simile, insomma. Ci sta. Comunque c'è la luna quantica, giusto per... Stream Elements in ritardo. Aspetta, così moriamo. Ma perché è inguidabile oggi? No, non mi risponde ai comandi. Non so se il pad mi sta dando problemi. È tipo ora guardo, che ne so, la lattina Coca-Cola e volevo cercare Outer Wilds e scrivo Coca-Cola zero. Una cosa molto simile. Andiamo bene, per andare sul sole.
Allora, siamo sul sole. No, 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 no. Cazzo, difficilissimo pilotare attorno al sole. Come faremo questa cosa? O vado sotto? Come sto facendo ora? Oddio. Oddio, aspetta un attimo. Non l'abbiamo toccato ancora, Suka, Aspetta, Però così potrei inseguirlo. Oddio, che impressione che fa su questa cosa. Cazzo. Non ci riusciremo mai, dai. È impossibile questa cosa. Guarda quanto cazzo siamo incontrollabili. Guarda quanto cazzo siamo incontrollabili. Aspetta. No, però ci vado addosso così, porco Dio. Viene in mezzo infarto ogni volta, cazzo. Non so come si può fare, però sarà tosto. Possibile. Dai, proviamo ad andare prima a Raboscuro, poi ci riproviamo, va bene? Andiamo su un posto altrettanto simpatico, Rovo Oscuro.
Allora, se passando chiappiamo la sonda bene, questa sul sole, perché mi sembra che siamo allineati bene, ma mi sembra, probabilmente mi sembra e basta. Quindi, oddio, come si fa? Sono andato perfetto. Lasciamo stare veramente, dai. Outer Wilds! Piano. Vedi? Raga, è così. Ma queste sono le uova. Ok. Ma questo? Ma c'è una roccia. Ma questo non c'era l'ultima volta, ma che cazzo? Nave qua. Oh mio Dio. Cazzo, ci sono pezzi dappertutto. Qua. Eccola. Oh cazzo. Era così semplice, ma co... No, ci sono dei non mai morti. No. Ora mi metto a piangere anch'io, cazzo, maledetti. Ora sono infezionato con questi stronzi. No, nave, aspetta un attimo. Non risucchiarmi subito. Allora vaffanculo. Ne abbiamo trovati, pazzesco. Thank you.
Il massacro. Oh cazzo. Ma c'è il corpo? No. Maledetta pianta. Per chiunque venga a cercarci. Ok, abbiamo seguito uno dei due beacon dalla nave a questo posto, ma non possiamo andare oltre. È quasi impossibile sentirlo ora, ma il beacon del vessel sta ancora mandando lievi. Sta ancora mettendo lievemente da dentro questo seme spinato. Eppure l'opening è troppo piccola per anche un singolo nomai. Perché possa entrarci anche un singolo nomai attraverso. E il nostro escape pod non può essere fluito attraverso qua. Non capisco come questo sia possibile, ma questo posto orribile sembra capace di manipolare lo spazio stesso. Forse questa è stata la nostra fine. Ed essere vicini così alla locazione del vessel e anche così lontani è difficile. Peggio ancora, il beacon del vessel sta morendo. Presto saremo incapaci di sentirlo. Non c'è nulla che possiamo fare se non forse cercare un modo all'interno. O almeno cercare di comprendere perché ciò sia accaduto. La mia speranza più vacua e più importante è che gli altri escape pod abbiano potuto raggiungere una relativa sicurezza. Secca e no. Secca e. È solo secca, è lui. Secca, no. Guarda, poletti in quanti sono morti. Quindi, attraverso qui possiamo. Devo spostarlo, purtroppo. È lo stesso gioco, ragazzi. Ma questi sono. Stavano tenendo per mano? No. È raccapricciante. Oh Cristo. Questo gioco ha un po' risvegliato in me l'esplorazione genuina che c'era nei vecchi giochi. Mi ha riattivato i sensi. Mi ha. Mi ha
rimesso in condizione di pensare con la mia testa. È assurdo. Ma così dovrebbe essere. Sempre. È veramente assurdo, ragazzi. Cioè, ora mi state dicendo che dovrei attraversare quei cose? Mi trovo dentro la bocca sua oppure è scomparso? Ok. Stiamo andando verso il rosso, no? Andiamo. Cento metri, potrei... Vabbè, però almeno abbiamo capito, dai. Mi dispiace, purtroppo il pesce rimane lì ad aspettarti, quindi l'errore è stato fatale, anche se ci siamo salvati. Peccato. Un po' agghiacciato per i nostri amici. Scriviamo in live alla girl. Devo prendere la metrina purtroppo. È assurda questa cosa.
Eccola! Raga, è andata di lusso. Il nostro escape pod si è schiantato come abbiamo cercato di scappare da questo posto, distruggendo il nostro movimento e la comunicazione, le nostre capacità di movimento e comunicazione nel processo. Abbiamo resistito più che potevamo qua, ma questo pod, la supply di aria respirabile è quasi finita. E le rane pescatrici attaccano più e più, ancora, sempre più spesso. La nostra migliore chance di sopravvivenza è ritornare al vessel e cercare di parare il danno o più probabilmente aspettare soccorsi. Secca, è finito il messaggio. Il vessel beacon sta diventando già più debole e andrà via in poche ore. Dobbiamo andarcene, velocemente. C'è un nuovo problema, il nostro equipaggiamento sta detectando due distinti beacon del vessel. Ma non è possibile per il vessel di essere in due posizioni allo stesso tempo. Sono d'accordo, ma i beacon sono esattamente identici tra di loro. Forse se avessi avuto più tempo, siamo già col tempo finito, Dean. Il beacon del vessel sta andando via velocemente. Presto sarà sparito e noi saremo persi. Seguiremo il beacon dalla fonte più vicina a noi. Ma immagino che quel beacon è falso. Non abbiamo abbastanza aria per raggiungere il beacon più lontano. Dean, la decisione è stata già fatta per noi. Lasceremo un percorso di luci mentre ce ne andiamo. C'è ancora una piccola chance che qualcuno possa sentire il nostro il segnale del nostro escape pod. Emergency escape hatch. Tocca seguire le luci, quindi. Però prima ancora. Begin flight log, escape pod 3, il vessel è stato mortalmente ferito. Attivata sequenza d'emergenza. Attesa partenza dal vessel. Mandato il 3. Diverse collisioni hanno alterato la traiettoria del pod. Grossi danni al pod scoperti. Errore di navigazione. Sostegno della vita, errore. Propulsione, errore. Stavo guardando l'ambiente esterno. Scan completo. Gravità non scoperta. Aria respirabile non scoperta. Diverse forme di vita scoperte, potenzialmente ostili. Verdetto, non uscire dal pod. E che ostilità, ragazzi. Abbastanza ghiacciante. La nave. Ci serve l'aria.
Perché non so se basterà poi. C'è una ricarica di tutto. Ok, seguiamo il trail di lucette. Perché non è ancora finita qua. Ah, ma era tutto insieme qua. Ok, allora sì, tocca rifare questa cosa. Che tristezza. Questa è la musichina più triste che sarà nel gioco. Cioè, te ne ho mai massacrati. E gli altri sono quelli su. Sull'intruso. La tragedia là del silenzio, però. Io credo che dobbiamo muoverci comunque, eh. Ecco, a questo punto bisogna andare. Porca patonna! E quindi? Niente. No. Ciao bucati. Ah, io non so se ho la pazienza, rifà tutto. Che pazienza del cazzo ci vuole? Comunque sono sti momenti che mi ricordano Subnautica. Beh, sì, siamo con dei pesci, però, cioè, è veramente terrificante. Io spero che non sia così terrificante Subnautica, perché lo devo fare. Se finisco contro il sole e bestemmio in aramaico, eh? Te lo dico.
Cioè, dovrei andare a letto adesso? Are you kidding? Dai, cerchiamo di fare fast. Cos'è, cazzo? Dov'è il seme? Ora non lo vedo, è assurda sta cosa. Ma che cazzo? Che ho sbagliato stavolta? Questo signore è brutto, è quasi tragico. Non ci hai presi, pezzo di merda.
ma un po' meno. Esplode quando fa così. Ah, succhia. Ok, per qua. Sono pochissimi metri, andiamo. Sì, tristissimo, basta che andiamo, dai. Ho capito, mi sono già sentito male per loro. Molto male. Sto cacando forte. Cos'era quel suono? Sto cacando. Subnautica moment adesso. Ci volete soffrire con me? Cacarvi addosso con me. Un pesce quello, vero? Sì, quello è un pesce. Queste sono le uova. Ok, siamo molto vicini. Cerchiamo di rallentare un attimo, perché non sappiamo cosa aspetta di qua. Sbaglio, è diversa la situazione qua. È meno nebbioso? Oh cazzo. Oh merda, la nave. Cazzo. Eccola. Oh mio Dio. Non mai sono stati proiettati fuori. Mentre non erano nemmeno con la tuta. Di ossigeno, oddio. Piante.
Ah, sembra una cosa che mi faccio male adesso. Tocca fare un simbolo giusto, è una password. Non so se mi pento, ma vorrei andare a vedere qua. Non è piccolo? No, no, forse no. Sembrava da lontano. Ma io non so se dovrei perdere tempo qua così. Perché veramente è un po' perso, ma. Stato tempo perso. Torniamo indietro. Vorrei tanto potermi drizzare. Perché non mi posso raddrizzare? È devastante così. Cazzo, tocca fare un bel percorso ben preciso. Non abbiamo i dati per fare questa password, però. Aspetta un momento. Le coordinate. Aspetta un attimo. Fammi guardare il mio screen. Ranum. Dimmi che ho fatto la foto. Le coordinate. Oh no. Non l'ho fatta. Aspettate.
ritrovate. Una clessidra. Una clessidra come? Ok. Succede? Che cazzo? Che cazzo? Questo è il vessel di Escal. Qualcosa è andato male durante il nostro warp e il nostro vessel è mortalmente ferito. Dobbiamo. Abbiamo bisogno più velocemente possibile. Ok. Ah, questo è l'ultimo, non va bene. Questo è l'ultimo. Oddio, non so se ho abbastanza tempo. Oddio. Primo è questo. Domani pomeriggio sei a casa? Sto giocando adesso. Che ho fatto di male qua?
Cos'altro c'è che non va? Cos'altro c'è che non va? Colpa tua? Forse lo devo ricaricare. Perché la nave ne parlano come fosse un essere vivente? Dicono proprio sta morendo, è stato ferito mortalmente e sta morendo. È chiaro che l'universo sta morendo, ci sono sempre meno e meno risorse e posti sicuri nello spazio ora. Quindi il mio clan e io crediamo che la migliore opzione per i nostri clan siano di stare insieme. Se puoi raggiungere la Gloaming Galaxy, abbiamo scoperto che il sole di Blackrock è abbastanza stabile e la vita in questo star system comparativamente è florida. Viviamo in relativa sicurezza. So che preferisci di continuare a esplorare da solo, ma sarai da te. Canna, stiamo facendo strada da te. È bello sapere questo, Bromi. Cercheremo il tuo vessel. Qualcuno ha saputo di Nim? Il clan era nella sua via per il vessel, ma non sono mai arrivati e non ha mandato messaggi. Sto iniziando a preoccupare. Questo è disturbante, mi ricorda che il vecchio mito che nostro nonno ci diceva. La scomparsa di Escal. Se sto ricordando bene la storia, da piccolo Escal Vessel improvvisamente ha smesso di rispondere. Gli altri cani hanno cercato, ma non hanno trovato traccia. Come se il loro amico si fosse teletrasportato fuori dall'esistenza. Non è un mito, amico. Escal, il clan di Escal è esistito veramente e la loro storia era vera. Che curioso evento è arrivato nel mito. I nostri antenati sapevano questa storia quando erano giovani. Sei sicuro che è vero, Usopp? Usopp? È molto tempo fa, ma sì. I miei antenati hanno cercato per il clan di Escal per lungo tempo, ma alla fine nessuno di loro è stato più visto. È l'unica volta nella nostra storia che un Vessel è scomparso in questo modo. Isop, spero che stai comparando Escal Story. Non stai comparando la storia di Escal al mio Vessel del mio clan. Nim, amico mio, pensavamo fossi scomparso. Non ancora, non lo siamo, ma quasi. Abbiamo trovato problemi durante il nostro warp. I tripli soli della Bright Spark Star System sono esplosi. È solo stata una fortunata coincidenza che non siamo stati catturati nel blast. Ci vediamo presto, Kanna. Sono contento che il tuo clan è safe, Nim. È bello sapere le tue parole. Oh, qualsiasi bestia lì vicino, ricorda che tu sei estremamente attento a potenziali stelle instabili, che sono la maggior parte ormai. Oh cazzo. Bisogna caricare questo.
lo carichiamo. Se uso come corrente il mio scout. Funzionato? Ah, forse toccava spostare la pietra. Vabbè. Bye bye. Unable to pinpoint location. Abbiamo fatto tutta questa fatica. Vabbè, avevo tempo di almeno fare questa prova, no? No! Non sono riuscito a vedere se ha funzionato. Devastante. Beh, ragazzi, questo è stato un bel progresso, eh? Questo è stato un bel progresso. Dai, questo pezzo è stato intenso. Pare che non mai viaggiassero su delle navi che sono viventi. The vessel, trovato. Escape pod 3. Escape pod 1. Escape pod 2. Tomba di Nomai. Il warp core del vessel è morto da lungo tempo. L'universo sta morendo. Scrippo a 2. The Cold Forge. Warp core. Mamma mia, quante cazzo di cose bisogna prendere.
ragazzi, non ce la faccio a continuare. La cosa del sole servirà qualche consiglio, sicuramente. Per il wallpaper bisogna prenderne e portarne uno che lo può girare tipo qua con la nave, lo dovrai mettere là, mettere l'input e far tutto. Sarà un disastro. Però si può fare. Si può fare assolutamente. Oh, cos'è questa? Simpatica Luna. Va bene, ragazzi, purtroppo a me ci tocca fermare qua. Però abbiamo fatto non poco anche stavolta, in realtà. Sono state come progressi. La prossima volta ce ne saranno altri molto interessanti, scommetto. Va bene, tocca andare purtroppo. Alla prossima, ragazzi. Grazie di aver seguito.